bambino, si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. E anche questa è una bellissima scelta. Ma avrei potuto dire tutte le canzoni dell'Avvelenata, tutte quante. Ho scelto questa perché è un po' due generazioni così. Ecco, allora, io sono stonata. Mi piace molto cantare da sola, non mi sente nessuno. E non cantiamo, non ti chiediamo di cantare. No, sono stonatissima, non potrei. Però in solitudine mi piace. E un tempo ero molto appassionata. Quando ero studente mi ricordo che c'erano quelle cassette. Sì, io me lo ricordo. Si compravano anche io sono più in là. E si compravano anche un po' magari da qualche parte, sì, come studente, insomma, come capitava, e diventavano, non si sentiva più la voce dopo un po', perché fu risentirle come immaginavo, talmente, ecco, mi piaceva lui e tutti i cantautori, questo dice un po' l'età, però io penso che anche ai giovani oggi piace i cantautori, non sono molto pop, però insomma De André, Guccini, fanno parte, Fossati, quel poco di formazione tanti. Musicale, ecco, ce ne sono tanti, formazione tanti. Musicale, di Guccini tutto mi piace, di Fossati tutto, e degli altri insomma cantautori. De Gregori? Sì. Non è il primissimo tra questi, conosco meno, ma sì. Però voglio dire questa, perché il vecchio bambino? Innanzitutto perché tutti la vedono un po' come la nostalgia, no? Passato. In realtà certo, il vecchio è vecchio e quindi ha un po' di nostalgia, però il fatto che racconti una storia, il bambino secondo me è... E la fine, quando il bambino dice mi piace questa storia, raccontamene tante, oggi chiedevo anche a un mio ufficio, insomma, secondo me cosa vuol dire? Che queste sono proprio storie, che non c'è questa possibilità dell'amore, della natura, del futuro, perché quello poi dice, no? E tutti mi hanno detto, sì, vuol dire così, che sono storie, no? Come raccontamene tante. Invece secondo me non è solo quello, non è che sono storie, non è realtà. È anche un sogno che invece può essere un interesse per il bambino, no? Raccontamene tante, ci credo, voglio certo, seguirle. Per me è un epilogo positivo, non solo di nostalgia, che il bambino relega tutto questo al mondo della fantasia. Anzi. Assolutamente. No, certo. E questa è la versione Marco, poi glielo spieghi che non è così pessimista, visto che sta per avere un bambino. E quindi sono tutte molto belle, ma anche quelle più politiche, più rabbiose nel senso di dure, insomma, erano anche quegli anni che anch'io ho fatto quegli anni di contestazione. Fatte un po' con un approccio magari diverso, ma erano gli anni in cui le donne, per quanto riguardava l'emancipazione, gli studenti, eccetera, dovunque fossi collocato nel panorama politico, eri toccato da questi temi, è toccatissimo.